Diciamo che ci voleva, probabilmente era la più sentita anche per me perché c'ho un passato particolare quando ho giocato in Virtus, quindi la sentivo particolarmente, poi era la prima vittoria in casa, quindi ci tenevamo tanto a portarla a casa e niente, ci siamo riusciti, ora guardiamo avanti e abbiamo una partita domani importante. Hanno parlato in tanti, ma non penso fosse riferito a me quel gesto. Io neanche io ero incavolato con lui, ero incavolato con i miei compagni perché non mi hanno aiutato a rimbalzo, essendo di più di 2 metri e passa. Però probabilmente sì, è stata una cosa che mi ha caricato e niente, forse ha sbagliato lui in quel momento a fare quel gesto lì perché in queste situazioni mi carico molto e sappiamo tutti come è andata a finire. È incredibile, come persona prima di tutto e poi come giocatore penso sia formidabile, ancora a 35-36 anni, non so quanti ne abbia. È veramente una bellissima persona, solare, che se ci vuoi scambiare due chiacchiere lo puoi fare tranquillamente, pronto ad ascoltarti. Niente, poi ovviamente nel campo ti merita il rispetto di quella persona, giocando, dandotele anche, però sempre col rispetto, e penso che questo negli anni si sia molto condiviso tra me e lui, perché comunque anche con Brindisi c'è stata molta guerra, tra virgolette. È un giocatore che rispetto molto, che lo amo cesticamente, e niente, spero che possa giocare tantissimi anni perché il basket ha bisogno di gente come lui. Anche quando entri dagli spogliatoi che vai a fare l'urlo inizio di riscaldamento, si vede nella gente che c'ha voglia di tifarla di nuovo. E questo penso che sia bellissimo. Vedi gli occhi pieni di gioia, vedi la gente che non vede l'ora che tu scenda in campo. Quindi questo penso sia fantastico, che siano 5.000, 200, 700, questo alla fine conta poco. E sappiamo che sono sempre con noi. È un pubblico secondo me straordinario, ovviamente ci mancano, però in questo momento è giusto che sia così. Speriamo che passi presto questo momento e di riaverli tutti al palazzetto il prima possibile. Direi che gli italiani ci sono, stanno giocando bene, è giusto che anche loro abbiano una chance per essere convocati in nazionale. Poi ovviamente aspetta l'allenatore a fare le proprie scelte, però gli italiani buoni ci sono e lo stanno facendo vedere. Vediamo allora anche perché sarà la prima in Europa per noi, anche la prima in casa. C'è tanta curiosità perché è una squadra che viene dal campionato turco, che non conosciamo. Affrontarli sarà sicuramente bello, entusiasmante, non vediamo l'ora di poterli affrontare. Ecco. Ho letto, ma li ho comprati un po', li do un tot al mese, ecco, quindi mi metterò nella top 5. No, mi fa piacere ovviamente, cercherò di dare il contributo prima alla squadra che diciamo, a livello personale, perché è quello che conta, e speriamo che possiamo vincere il più partite possibile. Ecco. Eh sì, erano lì per farcela, anche la Virtus è uno squadrone che punta allo scudetto, quindi hanno fatto un gran bello step, ecco. Però bisogna lavorare, non bisogna abbattersi, sono un gran gruppo, secondo me molto talentuoso, adesso con il lavoro man mano penso che anche loro saliranno di classifica. When I hit the three, I hit the woo. Pause, lean, hit you with the woo.